amici e amiche del segno dell'acquario, benvenuti su Exoteric World. Io sono Angela e questo è l'oroscopo settimanale dal 22 al 28 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generalizzata che potete integrarla con qualche indicazione più andando ad ascoltare il vostro ascendente, magari anche segno Luna e Venere. Se cliccate in alto a destra potete vedere le recensioni dei mazzi che utilizzo nella stesa. In descrizione trovate il link per acquistarli. Sempre in descrizione ci sono i link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla italiana. Inoltre trovate i link per contattarmi, per prenotare un consulto e chiedermi informazioni. Inoltre, negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare motivazionale. E adesso andiamo a scoprire quelle prime informazioni per voi della vostra settimana. Ebbene, qui c'è un ostacolo, un blocco, un qualcosa che verrà superato. Può essere sia grazie a qualcuno, all'aiuto, a una persona amica o in genere una persona della quale ci si può fidare assolutamente. Altrimenti potrebbe essere questa una vostra energia, cioè quel vostro impegno, la vostra intelligenza, la vostra costanza, il fatto che magari vi siete messi proprio a capochino proprio per cercare di superare alcune cose, e quindi vedrete che alcune cose non saranno più così rallentate, lente o appesantite, gli ostacoli verranno superati, un blocco, cioè se una situazione è bloccata da un po' di tempo, anche questa in qualche modo ci saranno delle novità, io dico in genere un qualcosa che è nuovo. Vediamo cos'altro vi vogliono dire adesso con il giglio. Bellissima carta, ci sono le stelle e c'è sempre questa carta della fiducia, della fedeltà. Nelle vostre energie ovviamente può indicare degli atteggiamenti assolutamente da adottare e che vi saranno utili, quindi può essere qualcosa di strettamente personale. Fateci caso, cioè se avete bisogno di un sostegno, di un appoggio, di un aiuto concreto, forse c'è una persona veramente in grado di sostenervi, di aiutarvi. E invece, come vi dicevo, riguardo le vostre energie, probabilmente avete bisogno di dare più forza, più enfasi e intraprendenza in alcune situazioni, soprattutto se volete rinnovare un ambito della vostra vita, se volete ritrovare la fiducia, la speranza e l'ottimismo, ma soprattutto se ci sono dei nuovi obiettivi, è molto probabile che ci siano, allora questa carica deve essere convogliata nella maniera giusta e la fiducia alle vostre idee, ai vostri desideri e la costanza vi aiuterà tantissimo. Poi il giglio parla proprio di ottenere dei risultati. Probabilmente, visto che otterrete dei risultati o qualcosa di vecchio verrà sistemato, vi sentirete un po' più tranquilli, queste situazioni andranno ad aprire una nuova fase di fiducia e di speranza, anche con nuovi obiettivi per il futuro. Però in qualsiasi caso ci vuole sempre pazienza e costanza, questo è vero. E quindi di procedere in questo modo vuol dire che già partite nel modo giusto. I segni da attenzionare particolarmente per voi in questa settimana sono i segni di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, quindi stesso segno vostro. Troviamo anche un pochetto, pochetto quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. Gli altri che non ho detto non è che non avete a che fare, che più o meno le cose rimangono come già le conoscete, quindi sapete come affrontarli. Andiamo a parlare adesso dell'ambito amore per chi è in coppia, poi vedremo i single e il lavoro e le cose materiali, fortuna, allegrezza e speranza. Ecco qui la carta della speranza che può avvicinarsi tantissimo a quella delle stelle. E beh, qui tutta la settimana o maggior parte della settimana, quando escono carte positive, è la stessa cosa che dico con le carte negative. Non è che tutta la settimana andrà così, non voglio sfiduciarvi assolutamente, vuol dire che se dovesse accadere qualcosa di negativo sarà proprio, come abbiamo visto sin dall'inizio,
facilmente superabile, si sistemerà tutto e invece sarà molto molto più importante in realtà cose belle, cose di allegria, massima speranza, fiducia, quindi carte che possono parlare in realtà di una svolta decisiva, importante nella vostra vita proprio in questo periodo ed è un'energia giusta proprio per iniziare un nuovo percorso, per essere felici, per essere in armonia, in serenità. E la speranza va a portare chiarimenti, un nuovo equilibrio, realizzazione di alcuni progetti o anche iniziare a rinnovare la vostra vita, soprattutto se volete mettere in moto, e infatti questo abbiamo visto è il momento giusto, nuovi progetti per il futuro. E adesso andiamo a vedere che cosa vi vogliono dire per sempre ambito amore single. Vecchia signora, la matrice, interessante, la carta della matrice può essere proprio una vostra energia, nel senso particolarmente affascinanti e di carisma, quindi di riuscire ad attrarre qualcuno in particolare. Dico che sono belle energie, dipende, quindi se avete bisogno di chiarimenti, se avete bisogno di risolvere alcune vecchie questioni di precedenti relazioni oppure un qualcosa che è rimasto in sospeso, allora queste sono ottime, ottime, perché avete il fascino, avete l'intelligenza, avete la lucidità, la scaltrezza del mercante ci vuole, magari in questo caso nelle questioni sentimentali è per ottenere un qualcosa, come vi dicevo, o di chiarimenti oppure per cercare di capire se vecchie situazioni possono essere sistemate. Io parlo di vecchie situazioni in genere, ma si può trattare anche di riconciliazione, si può trattare, come vi dicevo, proprio di chiarimenti proprio per star meglio con voi stessi e procedere avanti nella vostra vita sentimentale nel miglior modo possibile. Poi la carta della matrice è proprio bella perché qualcuno potrebbe essere interessato a voi, qualcuno potrebbe corteggiarvi, avete una bellissima energia di attrazione, quindi potreste anche usarla e sfruttarla se vi interessa qualcuno in particolare. E adesso andiamo a vedere infine che cosa vi vogliono dire per le cose più pratiche e del lavoro. Sponsali, messaggero e donna maritata. Allora, queste sono energie proprio, sono tutte un po' tutta la lettura per voi è bella e positiva. Abbiamo visto solo un po' l'inizio, però è positivo anche il fatto che riusciate a superare alcune cose. In questo caso, se il lavoro procede tutto bene, magari qui si può trattare di altri progetti, altri accordi, altre cose che state cercando di fare e quindi rientra un po' nelle finanze o anche nelle questioni legali. Se avete comunque qualcosa in sospeso, il messaggero porta l'arrivo di notizie. Anche che state aspettando o anche da lontano, insomma, dipende. Novità, buoni affari, cose vantaggiose, nuovi contatti anche per chi sta programmando magari un viaggio, qualche piccolo spostamento, visto che adesso sta arrivando la bella stagione, quindi ci sono proprio delle cose stimolanti in tutti i sensi, anche per risolvere delle questioni se ci sono nel vostro lavoro. Però da qui si vede i cambiamenti che possono riguardare un'intesa, un accordo, un permesso, nuovi progetti. Magari questi nuovi progetti possono riguardare soprattutto chi è in cerca di lavoro o chi vuole fare qualcosa a livello indipendente, quindi qualcosa di totalmente vostro. Questo potrebbe essere il momento giusto per piantare questi semini, per mettersi in moto nella direzione corretta, di accogliere delle novità e delle informazioni. Ci sono delle buone iniziative che possono essere stimolanti, dovete solo cercare di capire, osservare intorno a voi, aspettare il momento giusto di pianificare tutto a puntino e andrà tutto come prefissato. Queste sono le informazioni generali, ovviamente come vi dicevo, diciamo sin dall'inizio, qui si sta muovendo tanta tanta roba e di approfittare di queste energie qui vuol dire che nascono in un certo senso e si sviluppano in una
in un contesto molto favorevole e che quindi poi, se procederete in questo modo, poi otterrete grandi, grandi risultati e grandi soddisfazioni, ma in questo caso anche entrate, guadagni e cose positive per il vostro lavoro e le vostre finanze. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile, quello lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!